La presentazione oggi di questo piano sul lavoro per me è una cosa molto positiva, perché al di là della dotazione finanziaria per occupare dei giovani, io vorrei far capire il concetto che abbiamo messo su insieme alla Regione Calabria. L'obiettivo è prendere dei giovani laureati, esperti per esempio nel settore del marketing, farli entrare nelle piccolissime aziende che ci stanno sul territorio della provincia di Catanzaro, vedere la realtà produttiva e poi cercare di fare un progetto per promuovere un'azione di marketing tendente a far vendere di più quei prodotti. Questo permetterebbe a noi di far capire che il sistema produttivo è fragile qui, soprattutto nei piccoli paesi, ma che potrebbe crescere con la possibilità di questi giovani, attraverso questi giovani quindi che entrano in azienda e fanno dei veri progetti di sviluppo. Così si aumenta la produzione, così potrebbe poi aumentare eventualmente anche l'occupazione. Se noi riusciamo a fare questo in sintonia con gli altri sindaci, non solo potremmo prenderci come piano tutte le premialità, ma addirittura potremmo poi ambire a passare da un, come dire, oggi un settore che è pressoché artigianale, quindi anche se filiere produttive, ma sempre di artigianato stiamo parlando, a far funzionare anche quelle filiere produttive industriali che sono presenti sul nostro territorio, addirittura a inventarne anche altre nuove. Quindi è un sistema complicato da spiegare, ma partendo da questo piano del lavoro si potrebbe fare moltissimo e dobbiamo fare moltissimo per occupare i nostri giovani, perché le percentuali di disoccupazione sono enormi e quindi è arrivato il momento in cui anche gli enti pubblici devono fare la sua parte. Allora, trattasi del PLL, uno dei 14 PLL ammessi e finanziati dalla Regione Calabria per il tramite del Ministero del Lavoro. I destinatari saranno selezionati 210 giovani, avranno intanto un voucher, ovvero un rimborso di 800 euro mese per un periodo di formazione e professionalizzazione. Terminato questo percorso avranno due opzioni, o quello della dote lavoro nella misura di 20.000 euro individuando un datore di lavoro, o quello dell'autoimpiego o autoimprenditorialità, ovvero la possibilità, facendo un investimento da 40.000 euro, di avere riconosciuto nella misura del 75% un contributo in conto capitale nella misura massima di 30.000 euro. I giovani under 35 residenti in Calabria da almeno 6 mesi possono accreditarsi e registrarsi presso la piattaforma che appunto troveranno sul sito della Regione Calabria. Fatta questo accreditamento avranno, come dire, la necessità di allestire una cosa che si chiama PIAL, che è un piano individuale di lavoro. Questa cosa la si dovrà fare partendo dal 28 gennaio, entro e non oltre il 26 di febbraio. Saranno selezionati 210 giovani calabresi e saranno selezionati in base a degli indicatori che troverete sul bando stesso, quindi in base al punteggio, è una graduatoria di meritocrazia. Fatta questa fase, ecco che ogni giovane dovrà individuare un singolo PLL, potrà candidarsi di uno dei 14 PLL in questo momento in Calabria e dovrà individuare il profilo che ritiene più opportuno in base al curriculum professionale. Allora, il bando sui piani locali riguarda la selezione di 210 giovani laureati entro i 35 anni. E noi selezioneremo dei profili professionali che scaturiscono da un'analisi dei territori fatti dai partenariati locali. In Calabria si sono costituiti 14 piani locali, quindi 14 partenariati composti essenzialmente da enti locali, organizzazioni di categoria, associazioni culturali e quant'altro, che hanno praticamente segnalato e selezionato le opportunità di sviluppo presenti sul territorio. In relazione a queste opportunità di sviluppo sono stati scelti dei profili professionali che dovrebbero rendere più competitive le economie locali. Quali saranno i primi step? Quando partirà, quando si comincerà a poter mandare le domande? Allora, il bando è stato pubblicato sul sito della Regione Calabria il 13 gennaio. Si potranno, quindi è già disponibile, c'è un link istituzionale della Regione Calabria dove si può avere accesso a tutte le informazioni necessarie. La candidatura avviene su una piattaforma online che sarà disponibile dal 28 gennaio.
e resterà aperta fino al 26 febbraio, quindi diciamo, i tempi per la candidatura sono questi. Questi 9 mesi sono molto importanti perché la Regione garantisce un'indennità pari a 800 euro mensili al giovane, con il quale diciamo, lui deve dare la disponibilità a collaborare e partecipare a dei progetti di sviluppo che riguardano l'area dentro che gli è stata assegnata. Quindi avrà la possibilità di interagire con il sistema delle imprese locali, di fare esperienze, di crescere e quindi dare e portare il suo contributo diciamo, professionale. Ma durante questi 9 mesi potrà accedere ad un'ulteriore quota finanziaria che dovrà servire a specializzare ulteriormente le proprie competenze attraverso visite di studio, partecipazione a stage, collaborazioni con qualche realtà produttiva esterna alla Regione Calabria di livello nazionale e anche di livello internazionale. L'importante è che sia funzionale alla crescita delle proprie competenze, ma che sia anche funzionale alla crescita del sistema delle imprese con il quale lo giovane interagisce. Alla fine dei 9 mesi possono succedere 2 cose. O accedere ad una quota di finanziamento per avviare un'attività autonoma, quindi un classico progetto di autoimpiego, oppure se maturano le condizioni, le imprese con le quali il giovane è venuto in contatto potrebbe dare la disponibilità all'assunzione, in questo caso verrebbe incentivata. Allora, per quanto riguarda l'autoimpiego, una parte del finanziamento è a fondo perduto, parliamo di un investimento di un massimo di 40.000 euro per 75% coperto a fondo perduto, quindi parliamo per un massimo di 30.000 euro, quindi 40.000 euro l'importo complessivo e 30.000 la quota a fondo perduto, massimo concedibile. Il giovane, e noi auspichiamo molto che questo avvenga, potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di progettare una propria idea di impresa anche in associazione con altri giovani e quindi consentiamo di poter cumulare fino a un massimo di 3 quote. Questo dovrebbe favorire una maggiore strutturazione dell'idea di impresa, no? Per essere più competitiva, più forte, più adeguata, diciamo, alle esigenze del mercato.